Sign. Bentornati ragazzi, sì, avete letto il titolo e lo state notando subito in primo piano. Lui è il Realme 5i, lo smartphone che abbiamo analizzato qualche giorno fa nel suo unboxing dedicato. E se vi ricordate bene, avevo realizzato quel video più che altro per il prezzo lancio, che era davvero assurdo, in offerta lampo parlavamo di 100 euro, davvero un'offerta incredibile. Per il resto unboxing un po' scarno, ma lui ha altre caratteristiche di rilievo, come sì, sicuramente ha la batteria da 5000 mAh, interessantissima, lo Snapdragon 665 che comunque fa il suo dovere, ma abbiamo anche alcune chicchette, come per esempio lo roaming, ne parleremo dopo, è una sorta di sim che non esiste virtuale. Abbiamo anche un software che si sta un po' staccando dall'interfaccia Oppo e troviamo anche un market completamente dedicato. Lui tra l'altro è anche uno dei pochi, se non l'unico, a poter registrare le chiamate. Tutto questo a un prezzo molto interessante, ci sono anche altre chicchettine, quindi direi di non perdere tempo, iniziamo a parlarne subito. E iniziamo dall'estetica, perché comunque è vero, lui è in plastica e non lo vuole nascondere assolutamente, perché beh, si nota subito. Però è una bella plastica, con questo effetto colore, con questo effetto zigrinato. Io lo preferisco rispetto al Realme 5 Pro, che comunque ha quell'effetto simile vetro che poi magari non ti fa impazzire, no? Certo, perché qui le ditate davvero non si trattengono assolutamente. Notiamo subito le quattro fotocamerone a vista, anche se le due inferiori sono completamente inutili, i due sensori inferiori, soltanto quella superiore principale e poi l'altra grandangolare sono quelle che sfruttiamo. Abbiamo il fingerprint, che sì, è tradizionale, funziona bene, non benissimo, dobbiamo configurarlo due volte per dito per farlo funzionare molto bene. Abbiamo poi ovviamente anche lo sblocco con il volto, questo sì è affidabile come tutti gli altri Realme e Oppo. E non ve l'ho detto, ma abbiamo un frame che ovviamente è sempre in plastica, ma si differenzia un pochino per i materiali, è un po' più gripposo, cioè più che altro non per i materiali, è sempre plastica, ma proprio notate che c'è questo stacco, questa linea, insomma è curato in una maniera diversa. Abbiamo tra l'altro sempre il carrellino a tre slot, ve l'ho già detto nell'unboxing, e inferiormente sì, ecco che abbiamo il jack, abbiamo lo speaker, abbiamo i microfoni, ma abbiamo la micro USB. Tra l'altro vi ho detto dello speaker inferiore mono, ma comunque ha un buon volume, una buona qualità, insomma, accettabile soprattutto per questa fascia di prezzo. Ve lo faccio ascoltare subito. E come non parlarvi anche delle chiamate, dal momento che questo, come vi dicevo in apertura, è uno dei pochi Realme, se non l'unico, a poter registrare le chiamate. O almeno in versione global, perché sulla versione Cina e derivate, insomma, si può registrare. Su questi global non si poteva, sarà che forse questo è di mezza derivazione indonesiana. Non so se poi anche sulla versione che magari arriverà proprio in versione globale sul portale europeo ci sarà la registrazione delle chiamate. Io spero di sì, perché questa è una funzione essenziale. E una volta sbloccato, ok, ci troviamo davanti questo display incastonato in queste cornici, ok, quella inferiore è leggermente più spessa, ce l'aspettiamo. Quella superiore integra un notch a goccia, non fastidiosissimo, il display è IPS HD+, ecco, non abbiamo un display full HD+. Dà fastidio, non dà fastidio, a me personalmente non fa impazzire questa scelta, ve l'ho già detto più e più volte. Certo, non è fastidioso come un Mi A3, ma comunque un pochino i pixel si vedono, ma più che altro, cioè quel tra virgolette problemino, che applicazioni come YouTube e derivati ti fanno vedere un 720p ovviamente che è ottimizzato tra virgolette male, cioè il 720 di YouTube è molto peggio di un 1080 di YouTube, per compressione sarà quel che sarà, ma è così, io noto una differenza abissale. E tra l'altro abbiamo anche qualche noia con i DRM, non possiamo vedere Netflix in HD, non riusciamo a vedere Prime Video in HD, ma ci fermiamo al 480p, neanche il 720p. Per il resto abbiamo anche una buona digitalizzazione, si scorre bene comunque sull'interfaccia, il touch è reattivo, anche perché comunque il sistema è la ColorOS, che io vi ripeto personalmente non mi dispiace, vi ho detto anche il perché nell'anteprima, la reputo un'ottima interfaccia per un pubblico newbie, genitori, anziani e derivati, ha comunque molte funzioni e per l'appunto come vi dicevo, allora a parte che si sta anche aggiornando molto bene, già sono arrivati due aggiornamenti, siamo sulle patch di febbraio, c'è il tema scuro, non ha molto senso al momento che parliamo di un display IPS.
Abbiamo il Real Sound per migliorare un pochino l'audio in cuffia. Abbiamo per l'appunto, parlando e tornando anche un attimo sulla rete dati, questo O-Roaming, che vi leggo proprio la descrizione. L'acquisto di un pacchetto dati internazionali permette di accedere a internet senza una scheda SIM, supporto tecnico di Red Team Mobile. Questo cosa ci fa intendere? Che praticamente questo telefono integra un supporto a una sorta di eSIM anonima, dove possiamo comprare un pacchetto dati e navigare senza per l'appunto una SIM. I costi non sembrano neanche troppo proibitivi, ci sono davvero tutte le regioni, città, paesi del mondo. Fatemi sapere se magari volete un video che provo, magari quello per l'Italia, per una settimana, un giorno, così, e magari vediamo un po' come va. E tra l'altro notiamo anche un app market proprietario, perché è di 8app, 8app è praticamente Oppo. Su questo store troviamo un sacco di applicazioni, le troviamo un po' tutte, ma più che altro abbiamo anche la sezione aggiornamenti, aggiornamenti che possiamo fare anche in lista globale, quindi se ce ne sono di più li possiamo fare tutti in successione. E questo potrebbe essere un mezzo indizio per il futuro. Anche Oppo si sta preparando a un market, a un sistema proprietario che si stacca un pochino dai Play Services, non lo so. Però secondo me questo potrebbe essere già un mezzo indizio. Abbiamo tra l'altro, vabbè, radio FM e altre cose, ma adesso parliamo di prestazioni, perché ok, abbiamo un sacco di roba, l'interfaccia grafica eccetera eccetera, ma cos'è che fa girare questo telefono? Lo Snapdragon 665. In questo caso assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di storage e MMC. Nulla di rivoluzionario, capiamoci, ma comunque ecco, applicazioni social girano piuttosto bene. Magari quelle più pesanti hanno quei microsecondi di ricaricamenti, ma dopodiché una volta caricate girano molto bene. Il gaming, se giochiamo un Fire Emblem Heroes, un Ark Knights e giochi simili, alla fine non abbiamo una brutta esperienza. Anche perché per l'appunto il display richiede meno risorse, alla fine il 665 è comunque un buon SoC. E abbiamo tra l'altro anche un'ottima autonomia, perché abbiamo 5000 mAh, capite che possiamo giocare, stare su Instagram, fare quello che vi pare per un tempo davvero infinito. Io non sono mai riuscito a fare meno di una giornata e mezzo di utilizzo, davvero una cosa incredibile. Certo, c'è da dire che comunque io lui l'ho utilizzato un po' meno di un device che potrebbe essere, che ne so, un Oppo Find X2 che uscirà tra poco. Perché qui comunque, ecco, per l'appunto non ci vedo una serie TV, un film la sera, perché lo vedrei in bassissima qualità, lo vedo su altri dispositivi. Non ci sfrutto l'NFC, perché sì, non abbiamo l'NFC, abbiamo ok un Bluetooth 5.0 affidabile, un GPS che funziona bene, ma non abbiamo per esempio ecco l'NFC, quindi c'è qualche piccola rinuncia, qualche piccola cosa che non ti fa utilizzare questo telefono davvero in una maniera completa, massiva. C'è qualche utilizzo che magari lascia ad altri dispositivi. E se ve lo state chiedendo, no, la camera è uno di quegli aspetti che in realtà potreste utilizzare e vi fa portare a casa anche degli scatti interessanti, perché ok, non abbiamo delle camere rivoluzionarie, una 12 megapixel f1.8 di apertura focale come principale, abbiamo poi un grandangolo che è di dubbia qualità, usabile in situazioni tra virgolette di emergenza, cioè proprio quando c'è tanta luce vuoi fare una foto ecco grandangolare, ma non fai scatti di qualità. Per il resto vi ho detto che gli altri due sensori sono praticamente inutili, e il software è sempre lo stesso, il solito, e abbiamo le API 2 sbloccate, questo già ve lo dico, ed abbiamo una modalità notte che funziona bene. C'è una differenza abissale tra modalità normale e modalità notte, lo starete vedendo adesso. Per il resto foto ok, per la fascia di prezzo insomma più che oneste, anche video onesti, selfie ok, insomma un reparto foto video che alla fine per questo prezzo va più che bene. Ci metterei anche un 30-40 euro in più per un reparto fotografico di questo livello. E insomma sì, non la dire troppo alle lunghe, perché alla fine parliamo di un device entry level, low budget, e lui per essere un device di questo tipo, insomma, sicuramente sopra la media, perché ci offre degli spunti interessanti. E voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Realme 5i, della strategia di Realme in generale, se vi sta piacendo, i terminali che propongono sulle varie fasce di prezzo. Insomma, vi aspetto qua sotto nei commenti per parlarne un po', e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.